cappello iniziale, ho detto 20 anni di carriera e poi più di 8 milioni e poi però mi sono permessa di dire più bello che mai. Più vecchio che mai. No, ma anche perché io sono vicina alla tua età, per cui perdonami. Alcuni dimostri meno di me. E allora, io lo prendo, nel senso che l'ho acquistato anch'io, lo giuro. Ed è un disco molto particolare. Noi qui adesso daremo spazio, molto spazio a loro, ai loro dischi, alle autografi, alle foto, giusto però per dire due cose veloci su questo album. È l'undicesimo ed è un album pregno di emozioni, perché è nato in un periodo molto particolare tuo, cioè tra il concepimento di Beatrice e poi un altro momento, che è quello della scomparsa di tuo papà, a cui l'album è interamente dedicato, perché si chiama Filippo Negliano. Nome e cognome soprattutto della famiglia. Sì, esatto, io credo aver messo il nome e cognome significava semplicemente preparare le persone che avrebbero comprato l'album a qualcosa di diverso dal passato, qualcosa di più particolare, esattamente qualcosa di più personale. Esatto. Ho cercato all'interno delle canzoni del disco cosa cazzo metto come titolo. E sinceramente Filippo Neriani non che sia qualcosa di estremamente stupendo, per me sì, ma era originale per il contesto del disco. Avrebbe preparato l'ascolto delle persone a qualcosa di completamente diverso dal passato. E spero che le persone che l'hanno acquistato, l'hanno ascoltato, abbiano provato No, poi c'è una cosa, che ti sei assunto una bella responsabilità, cioè ogni artista si assume la responsabilità di così, è vero, mettiamoci un po' più al centro perché c'è gente che non vede. Oh, perfetto, ancora di più. No, dicevo, si assume una bella responsabilità, perché che fosse un artista a tutto tondo, come si dice in questi casi, musicista, autore, arrangiatore, tutto lo sapevamo, però farlo per 10 pezzi inediti è davvero una grossa responsabilità. Però mi è piaciuta una dichiarazione di assoluto, come dire, umiltà. Sicuramente ci saranno dei musicisti, ci sono dei musicisti che suonano meglio di me, però sono soltanto io che so come nasce la mia musica. Ah, certo. Io ho cercato di evitare questo scambio di emozione con il musicista del momento, perché comunque vadano le cose, perdi tra me e questo musicista, si perde il contatto, il messaggio. Esatto. Io ho evitato questo passaggio con le conoscenze che ho avuto e che ho messo su questo album, e mi ci sono buttato, mi sono divertito come un bambino in un negozio di giocattoli. Ecco appunto, perché poi si parlava di bambini, poi mi troverò altro tempo perché me lo godrò e me lo gusterò insieme al collega Daniele sul track. Sì. Stasera avrò un sacco di cose da chiedere, perdonami. Tienile lì. Ecco, no, c'è una cosa che mi ha emozionato personalmente, perché è come se avessi sentito il battito della mia bambina quando ho sentito il battito registrato della sua Beatrice, registrato con il telefono. Con il telefono, sì. Meraviglioso. 146 battiti al minuto. Era in corsa, eh? Era in corsa. Tutto questo è Filippo Neriani, il nuovo 11° album. Finalmente, sono tanti. Vedo. Sono proprio tanti, per cui se c'è qualcuno che al volo magari, non so, ha delle cose specifiche da chiedere, però io darei risposta, se voi siete d'accordo, alle foto. Il tour, giustamente, diciamo. Poi mi chiedono il tour a Bari. Guarda, se fosse per me, allora io devo dare un po' di telepatica. Ma devi andare qua. Balla una data. Se no gli svizzeri si incazzano. Ma peggio noi. Se fosse per me, Bari la farei tutta. Allora, guarda, io non ho visto se nel tour invernale c'è Bari, forse no. Napoli. Non vogliatemelo. C'è Napoli, quindi siete tutti invitati a Napoli. Però io credo che quest'estate qualcosa in pentola bolla. Siamo più di giorni. Proviamo. Ciao. Quelle che
Vero! Non a caso a 70.000 followers che sono state su Facebook, 70.000 sono una cosa, no, ma i social contano. Sì, 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 ma sicuramente possiamo fare di meglio, no? Ma siamo giovani, però i 70.000, esatto, 70.000 e passa sono buoni tutti. Sono buoni tutti. Allora a questo punto, se sei d'accordo tu, andiamo. Ciao. Andiamo con gli autografi, quindi in questo caso sarà un passaggio obbligato e nel frattempo tu sei pronto per partire per l'America Latina. E allora, CD alla mano, noi daremo spazio, lo abbiamo detto prima, a tutti coloro che hanno l'album già in mano e quindi set. Da questo momento in avanti si concederà per la foto e l'autografo.